quindi c'è una parte fede in alcune persone che a Lodi hanno fatto nascere la fede presso Gesù, la Madonna, i Santi, Dio Padre Potente, certo. E naturalmente allora, cari amici, abbiamo Monsignor Domenico Maria Gelmini, nostro zio di Lodi, dal 1807 al 1888, quindi veramente molti anni fa. Ma nulla cambia perché la fede rimane sempre quella ed è molto importante, perché quando si trova la vera gioia, allora lì vediamo che c'è fede. Non c'è gioia senza la fede. E noi, per poter amare il prossimo, è facile a dire, no? Facilissimo. Poi a farlo non si fa. Com'è possibile tutto questo? Sì. Perché proprio manca qualcosa dentro di noi, allora non ci fa amare il prossimo. Amare nel senso non è facile saper amare veramente come un fratello. Quando si riesce a comprendere il fatto che siamo fratelli, allora lì, ecco che l'amare diventa fede anche. Cos'è la fede? È un percorso spirituale, un cammino a comprendere che noi tutti siamo qualcosa nell'universo. Allora, cos'è la vita? Allora, l'amore è la vita, l'amore per la vita. Ma, certo. Perché bisogna avere amore per la vita? Perché la differenza tra il vivere e il non vivere. Il vivere è bellissimo, ecco, ma è semplicissimo. Naturalmente ci sono tanti scogli nella vita che non ci permettono di poter amare appieno la vita. Questi scogli però possono essere superati proprio riuscendo a comprendere la vita. Ognuno di noi ha un cammino da compiere e riuscendo a comprendere la vita si va avanti, e se si è compreso quello dietro si va avanti bene e si continua. Allora ecco, amare è vita, ecco. Io intendo amare nel senso della vita, del vivere. Amare è anche vivere la quotidianità, amare è anche la mattina accendere e fare il caffè e fare il pane e un pasticcino, una cosa, tutto ciò che occorre, frutta, verdura, tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Amare è anche questo, possiamo farlo per noi, possiamo farlo per gli altri. E quella è la base, no? Perché mangiare bene, la base. Da lì poi però si dice, bene, sono riuscito a mangiare bene, con tutto grazie a Dio, perché è un dono veramente di Dio. Bene, adesso cosa posso fare oggi? Oggi, non domani, dopodomani, no, adesso. Cosa posso fare adesso? E allora, da delle domande È giusto porre delle domande, però è giusto anche trovare risposte a queste domande. E le troviamo col fatto della vita. La vita, allora noi vogliamo vivere benissimo, vivere e allora vivere amore, perché la vita è amore, è proprio un qualcosa che riguarda la vita, nel senso la vita in sé. Perché siamo vivi, ed è un dono di Dio, c'è poco da fare, ma vi siete mai domandati, tutti quanti, ma com'è possibile? Io vivo dentro me stesso, no? È vero, noi viviamo dentro noi stessi, sembra una cosa normale, come sto dicendo. Noi viviamo dentro noi stessi e facciamo le nostre funzioni, viviamo la nostra vita, benissimo. Ma vi siete mai chiesti che sia tutto normale? Tutto ciò non è normale. È normale, allora è normalità. Ciò che è normale è ciò a cui siamo abituati. Ciò che non è normale è ciò a cui non siamo abituati. Ecco che noi, ciò che noi siamo abituati, vedremo tutto come normale. Ciò che noi non siamo abituati, vedremo tutto che non è normale. Allora noi siamo abituati a essere dentro di noi, viviamo dentro di noi, ognuno nel suo corpo e diciamo che è normale. Non ci rendiamo conto che mentre viviamo dentro il nostro corpo, già questo dovrebbe farci comprendere il dono di Dio, che non è normale. Perché tutto funziona, perché è tutto un'opera d'arte nel nostro corpo. E allora come fa ad essere una cosa qualunque, no? È vero? Deve esserci qualcosa di grandioso allora in tutto questo. Benissimo. E già qui dovremmo comprendere che allora c'è l'amore, l'amore di Dio. E l'amore di Dio noi viviamo e possiamo trasmettere questo amore agli altri. Agli altri? Inteso, no? Gli altri. Sono cose semplicissime, eppure noi, nella nostra quotidianità, a furia di fare sempre le stesse cose, poi magari possiamo perdere quel senso di noi stessi. Invece è molto, molto importante, molto bello che viviamo noi stessi. E quindi la vita amore a questo punto, perché senza l'amore di Dio, ma Dio potrebbe anche non averci creato, no? È tutto così, tutto. Dipende appunto, allora se noi prendiamo le cose come un atto dovuto, come allora potremmo arrivare all'errore di non viverle più le cose. Se tutto è dovuto, che senso ha? Allora si può arrivare al punto del non senso. Se invece noi ci rendiamo conto che tutto ciò che abbiamo è un qualcosa, è un'opera d'arte donata da Dio, è Dio che ci fa un dono. Se noi riusciamo a comprendere questo, allora ecco che riusciamo a comprendere la vita. Riuscendo a comprendere la vita, riusciamo a comprendere noi stessi. Io penso che, per comprendere gli altri dobbiamo comprendere noi stessi. E comprendere noi stessi, vi dirò, è la cosa assolutamente più difficile che non comprendere gli altri, perché gli altri sembra già che sappiamo tutto di loro, sembra che siamo già dei sapienti che sappiamo tutto. E allora poi invece non sappiamo niente di noi stessi, come possiamo fare a sapere degli altri, non conosciamo noi stessi. Quindi ecco che invece di fare la vita non come una normalità, tant'è, ma invece di vivere la vita come un dono di Dio, cambia qualcosa, perché si vede che quella normalità qualunque diventa invece una cosa importantissima, una cosa che ogni giorno c'è da domandarsi: cosa sto facendo? Sto facendo il giusto cammino? Dove voglio andare? Dove voglio andare? Queste sono cose importanti. Cosa voglio fare? Allora, siccome viviamo in comunità, cioè uno può anche stare per conto suo sempre in comunità, vive. Comunità intesa come la comunità umana, no? Noi abbiamo sempre comunque delle relazioni. Cioè, vai dal panettiere, compri il pane, chi te lo fa? Il panettiere, ci siamo, capite? No, quindi c'è sempre una relazione con tutta la società umana, la società dell'universo anche. E quindi noi cosa possiamo fare? Sarebbe facile, no? Si può anche fare in maniera facile. Perché se noi facciamo per gli altri faranno per noi. A dirlo è facile, poi a farlo è difficile. Ma di cosa abbiamo bisogno noi? Di poche cose essenziali nella vita, no? Mangiare, vestirci, dormire, lavarci. Piccole cose, piccole cose. La famiglia, uscire, il bello di non rimanere sempre in casa, il bello di uscire, vedere il mondo come fuori, piccole cose, beh, avere un sostentamento, quindi se la società è fermata sul lavoro, un lavoro, se la società allora è fermata su un complesso di cose della società, allora ogni cosa deve essere allora che si faccia in una certa maniera. Cioè, deve essere, avere dei fondamenti la società. Ebbene, allora io cosa posso fare per il prossimo? Ecco perché poi tutto è legato a Dio, credere a Dio, non per un discorso, non c'è nulla di patetico, nulla. Discorso serio proprio. Allora ci deve essere qualcosa di superiore, perché se noi siamo così perfetti ci deve essere qualcosa di superiore. Ecco che un qualcosa di superiore è sopra tutti, e deve essere per forza amore, perché l'odio porta a distruzione, l'amore porta a costruzione, a costruire qualcosa. Quindi questo qualcosa di superiore, soprattutto a tutti, deve essere per forza una forza, un'entità benevola, buona, e questa entità è Dio. E non me le ero mica preparate queste frasi. Questi sono discorsi che ognuno di noi dovrebbe sempre avere in mente. Non sono discorsi che bisogna prepararsi, sono discorsi che speriamo che riesca a registrare la dovuta la nostra videocamera, no? Che oggigiorno sembra quasi che se non abbiamo la videocamera, invece dobbiamo anche vivere il nostro. Non ha importanza, se ci facciamo vedere l'importante è ciò che abbiamo dentro da dare agli altri. Oggigiorno, certo, certamente, abbiamo la possibilità delle nuove tecnologie per poter sviluppare questa cosa di donare amore, questa missione di donare amore in maniera giusta. Ebbene, e quindi questo amore lo portiamo anche nuove tecnologie e lo facciamo andare per la rete, per internet, per il web, con le nuove tecnologie, quindi benissimo. Però che rimanga sempre un qualcosa anche dentro di noi, anche di lei, certo, nell'ambito locale. Quindi guardare al mondo tutto, guardare all'universo, senza mai perdere d'occhio, senza mai perdere l'ambito del locale, della zona. Quindi, che senso avrebbe fare giri del mondo senza però non conoscere, senza però avere la mancanza della conoscenza di cosa ci sta intorno? Noi potremmo girare una vita intera, però manca la mancanza di conoscenza del luogo. Ok, benissimo, oggi siamo a Lodi, Monsignor Gelmini, 14 dicembre 2017, il giovedì, il compleanno di un mio nipote. Auguri nipotino, dal tuo caro zio. E certo, da Varese siamo venuti a Lodi, abbiamo fatto, non so, diciamo 80 km più o meno, 2 treni presi, bene. Certo, allora non è più ambito locale, è un'altra zona, no, le radici, oggi abbiamo le radici, certo bisogna girare per il mondo. E gireremo pure un giorno per l'universo intero, la Via Lattea, la conosciamo tutti, sono stato qua, sono stato là, benissimo. Però le radici anche, le radici, la famiglia Gelmini ha le radici a Lodi, Lodigiano, anche Milano del Sillaro, Sant'Angelo Lodigiano, tutti i paesi qua vicino a Lodi. Alcuni paesi sono rimasti qua nella provincia di Milano, perché siamo nelle campagne a sud di Milano, per chi non sapesse bene, non conoscesse la zona. In Italia, naturalmente, Lodi a sud di Milano, venuto da Varese, zona nord, a nord di Milano, così sapete meglio che strada ho fatto. Benissimo, è fantastico tutto ciò. Se riesce il tutto nella registrazione. E qui appunto abbiamo Monsignor Domenico Maria Gelmini, da 1807 nascita, e poi ha raggiunto il cielo nel 1888. Andiamo a vedere lo stemma dello zio. Andiamo. Ecco cari amici, Monsignor Domenico Maria Gelmini. E abbiamo lo stemma, per quanto è possibile vederlo, e praticamente 2 leoni, la stella, la G di Gelmini, il Santi e tutto ciò che concerne. Io adesso per vedere lì si muove la focale, va bene? Ok, per quanto insomma le luci di qui ce lo possono concedere. Ecco. Benissimo, una maniera molto semplice, un discorso assolutamente non preparato, ma ci voleva questo discorso. E così, pace per tutti, mi raccomando, i miei sono solo dei consigli, non è che posso, nessuno può pretendere che l'altro debba per forza fare ciò che gli si dice, perché d'altronde la vita di noi deve essere anche libera, se no, che uno non deve amare, non deve amare perché si sente di amare, non deve amare perché deve amare per forza, se no non sarebbe amore, se no non sarebbe amore, allora amare per forza non è amore, allora amare deve essere anche la possibilità di amare liberamente, intendiamoci, sempre un discorso di amore considerevole, di amore fraterno, sto facendo appunto questo discorso. Poi certo, la famiglia, quanto è importante la famiglia, quanto sono importanti. In una società rurale, agricola, come quella di Lodi, nella provincia di Lodi, del Lodigiano, era importantissimo perché le braccia, come si diceva, la manodopera nelle campagne, a coltivare la terra, a levare le mucche, sono cose importantissime. E lì, in queste grandi fattorie, che sono immense, grandi come dei palazzi di città, di solito a quattro parti, no? Con una parte centrale dove si tenevano le mucche la notte, poi si mandavano anche al pascolo fuori. E in queste grandissime fattorie si viveva in famiglie, magari appunto della stessa casata, della stessa famiglia, no? Poi nipoti, quindi nonni, nonni, genitori, padre, madre, nipoti, vivevano tutti lì. Poi naturalmente si spostava, si sposava, e quindi lì l'ambito familiare non si perdeva mai, si comprendeva pieno cos'era la famiglia. Oggigiorno, che sia una società rurale, cioè agricola, che sia una società industriale, oggigiorno prevale il posto industriale, quindi la società del dopo. Allora per questo bisogna sperare in un nuovo mondo che ci dia un nuovo assetto sociale importante. A capire l'ambito della società in cui operiamo, perché ognuno di noi deve comprendere dove sto, cosa faccio, perché serve. Ognuno di noi, per il fatto stesso di esistere, ha bisogno di tante cose, e quando sarà bisogno di tante cose ci dovranno pure essere tante persone che queste cose le portano avanti, le fanno e le portano avanti. Allora ecco che anche loro, ognuno potrebbe avere la sua parte nella società. E ciò che oggi manca, perché è squilibrata purtroppo la società, è squilibrata ma proprio negli equilibri, sono questi equilibri, la campagna si abbandona, le fabbriche si abbandonano, invece è bello allora lavorare in un ambito sociale, familiare, come una volta. E poi tutto ciò che concerne l'amore divino, l'amore vicendevole, l'amore proprio per il prossimo, l'amore fraterno, e poi l'amore per la famiglia, quindi certo anche una cultura, una famiglia, formare la famiglia, certamente, quindi anche l'amore per una moglie. poi c'è anche l'amore tra marito e moglie. Quando l'uomo crede che non può fare a meno della sua compagna, della sua donna, della sua fidanzata, che naturalmente anche la donna non può fare a meno del suo uomo, del suo fidanzato, e quindi giustamente poi si accoppiano e si mettono insieme per tentare di evitare possibilmente. Oggi il divorzio, adesso il divorzio, certo, perché essendo la società non più quella una volta, non avendo più la società in equilibrio, come possiamo trovare equilibrio nella coppia? Ecco perché il divorzio è molto semplice. Se non c'è equilibrio nella società, non può esserci equilibrio nella coppia. Allora ritrovare l'equilibrio, no? Mi raccomando, adesso non so quanto ci sarà ancora da registrare, però benissimo. Magari facciamo qualcosina all'interno, qui siamo nella cripta del Duomo di Lodi. Il 14 dicembre 2017 da Gennaro Gelmini. Quindi benissimo. Un saluto a tutti, nessuno scusa. Un saluto a tutti. L'entrata laterale, la piazza Broletto, e qui sul davanti del Duomo di Lodi, mezzogiorno meno 10. Cari amici, da Lodi, 14 dicembre 2017, da Gennaro Gelmini, un saluto fraternato, sole. Il Duomo di Lodi è quasi mezzogiorno, le 11:54, tanto passaggio di persone perché siamo in città. I due leoni a protezione del Duomo. Adesso sta per arrivare il Santo Natale, quindi troviamo il presepio, la fede, il Dio vivente che nasce, Gesù. Ecco poi con l'angioletto. Tutte le parti i leoni. Sembra simile poi anche al Duomo di Piacenza, i leoni. Il portale. Ed ecco, concludiamo quest'atto di fede con questa devozione a Maria Santissima, e a tutti un caro saluto a Gennaro Gelmini, Lodi, 14 dicembre 2017. Number one. Ed eccoci, cari amici, del nostro peregrinare a Rho, provincia di Milano. Quindi poco più a nord di Lodi, e stavolta una cappellina che fa parte del santuario di Rho, dedicato alla Vergine Maria, santuario mariano, dedicato alla Madonna. Ed ecco questa cappellina per il miracolo, e quindi da qui la nascita del più grande santuario che ci sovrasta. Vive di fede perché evidentemente l'umanità non può garantire sussistenza da sé senza un qualcosa di divino. Qualcosa di divino si garantisce una vita che sappiamo che c'è qualcosa di oltre che va da noi. E qui siamo al santuario Mariano di Rho, santuario della Vergine Maria di Rho, dove appunto nel 1500 avvenne un miracolo. Qua questa cappellina quindi è antichissima. Ed ecco più da vicino l'affresco della cappellina al santuario, la cappella che c'è sotto il santuario, la cappella dove avvennero miracoli, e da lì potete immaginare anche guarigioni di tante persone. Mamma, e non lo so dove vanno il salame alla Bologna, non lo so dove lo vendono, non so dove vendono il salame alla Bologna. Io sono in giro, come faccio a sapere dove vendono il salame alla Bologna? Devo trovare un posto, no, dove lo vendono. Non è che te lo posso comprare così. Non lo so dove lo vendono, non lo so. Lo cercherò. I nostri treni e nuovi treni.